tutti, oggi sono qua per parlarvi di tre manga, tre numeri uno di serie in corso o concluse, per capire insieme a voi se ho intenzione effettivamente di proseguire la lettura di quel dato manga oppure no. Partiamo con un fumetto di cui vi avevo già parlato nel video sulle letture del Lucca Comics, lo trovate linkato nelle schede qua sotto in descrizione. Il volume in questione è il numero uno di Cousin, di Ryo Ukuemi, edito da Flashbook al prezzo di 5,90€. Si tratta del primo fumetto di una serie di tre, non so bene quando usciranno i seguiti qua in Italia, comunque si tratta di uno josei. La protagonista è una diciottenne che si è appena diplomata e che sceglie di dedicarsi a un lavoro part time invece di andare all'università o cercarsi una posizione lavorativa diciamo più stabile. È inoltre una ragazza che non si è mai avvicinata al mondo maschile, diciamo non si è mai interessata tanto di ragazzi, questo suo interesse però forse cambierà iniziando a lavorare, perché conoscerà infatti un collega di lavoro con cui andrà particolarmente d'accordo e un'altra figura. Mi aspettavo forse qualcosa in più da questa storia perché l'ho trovata una storia abbastanza semplice e normale, diciamo, in linea con tanti altri manga che ho letto, insomma, me lo aspettavo forse più profondo, però devo dire che ho apprezzato molto la protagonista, perché a differenza della classica protagonista femminile, ad esempio degli shoujo, è molto diversa. È infatti un po' in carne, non rappresenta il classico stereotipo della ragazza giapponese, molto longilinea, curata, con i capelli lunghi, è un po' atipica e si piace così com'è. Quindi è una cosa che ho apprezzato tantissimo all'interno di questo fumetto, anche se poi andando avanti con la storia qualche piccolo cambiamento ci sarà. E anche il rapporto che si sviluppa fra lei e il collega di lavoro l'ho apprezzato tanto, perché difficilmente nei manga destinati a un pubblico femminile riesco a trovare un rapporto di amicizia fra uomo e donna che sia molto spontaneo e naturale. Un'altra cosa che ho apprezzato molto di questo manga è la filosofia, diciamo, della protagonista, che viene definita fritter, ovvero una persona che sceglie di mantenere una certa autonomia e libertà facendo un lavoretto part time o comunque non definitivo, che non intraprende quindi una vera e propria carriera. Sinceramente non ho ben capito le ragioni dietro a questa scelta della protagonista, però l'ho trovata comunque una cosa diversa e nuova, almeno per me, quindi mi ha fatto molto piacere ritrovarlo in questa storia. I disegni devo dire che mi sono piaciuti, anche se non sono fra i miei preferiti. Sono molto curiosa di andare avanti perché spero che la storia, procedendo, acquisti comunque più spessore e che vada soprattutto a indagare più che il lato sentimentale, che immagino comunque ci sarà, più quello introspettivo della protagonista, perché come vi dicevo non è la classica protagonista dei manga, quindi spero che ci sia maggiore sviluppo in questo senso. Un altro fumetto che ho letto recentemente di una serie già pubblicata interamente qua in Italia è Compagni di classe, Dokusei, di Yasumiko Nakamura, edito da Magic Press al prezzo di 5,90€. Inizialmente, se non sbaglio, questo volume era stato pensato per essere una storia autoconclusiva e in effetti la storia, diciamo, che inizia e volendo finisce all'interno di questo volume, però poi l'autrice ha scelto di pubblicare anche dei seguiti e uno spin-off. Se non sbaglio ci sono due fumetti che seguono Dokusei più uno spin-off incentrato interamente su un personaggio del manga. La storia, come suggerisce il titolo, parla di due compagni di classe che frequentano una scuola maschile che si avvicinano per preparare insieme un'esibizione corale. Infatti uno dei due protagonisti chiede aiuto all'altro perché fa parte di una band musicale, quindi è esperto, diciamo, di canto e si esercitano insieme. Fra i due c'è subito un'intesa molto particolare che va oltre l'amicizia. È un boys love secondo me molto carino e ideale se volete approcciarvi al genere e non avete mai letto nulla, perché è la storia di un primo amore, quindi vediamo proprio crescere questa relazione nel corso del manga, fra piccoli bisticci, fra intendimenti, momenti un po' più teneri. I personaggi poi sono totalmente opposti, uno è molto rigido al dovere, allo studio, è anche abbastanza introverso e soffre d'ansia, mentre l'altro è molto espansivo e alla mano. L'ho trovata una storia molto carina innanzitutto perché si parla di un primo amore
E nonostante la storia sia magari un po' banale, ci siano dei cliché, l'ho trovata comunque molto carina, trattando poi di due ragazzi adolescenti che si approcciano per la prima volta ad una relazione più o meno seria. Tra l'altro si parla anche della scuola, del loro futuro, di che cosa fare. Devono affrontare diverse sfide insieme, quindi è interessante vedere il loro sviluppo all'interno della storia. Storia che io conoscevo già perché ho visto il film d'animazione che bene o male ripercorre tutto questo primo manga, quindi sono decisamente curiosa di leggere i seguiti per vedere in che modo va avanti la storia, se seguiremo i personaggi ad esempio dopo il liceo, se la loro relazione andrà avanti, si svilupperà, diventerà più profonda, se ci saranno altre difficoltà che dovranno affrontare insieme, se i personaggi cresceranno e così via. Quindi sicuramente leggerò anche i seguiti. I disegni devo dire che sono molto particolari e sinuosi, molto diversi da tanti altri boys love o yaoi che ho letto, e questo stile tra l'altro è mantenuto nel film d'animazione, quindi ci avevo già fatto un po' l'occhio, trovo che sia particolarmente bello nei volti. Per il resto i corpi sono quasi un po' sgraziati, però non è una cosa che mi disturba, anzi trovo che sia comunque un tratto distintivo di quest'autrice. L'ultimo manga di cui vorrei parlarvi è Citrus di Saboruta, edito dalla Planet, al prezzo di 7 euro. Si tratta di una serie già conclusa in Giappone che conta 10 volumi, in Italia è uscito il primo per il Luca Comics. Non ho mai letto un manga Yuri, quindi questo è stato il mio primo approccio e ho sentimenti molto contrastanti in merito, ma partiamo dalla trama. Yuzu è una ragazza abbastanza femminile che tiene comunque al suo aspetto, ha i capelli tinti, si trucca particolarmente, tiene al suo look. È costretta a trasferirsi in un'altra città ed un'altra scuola perché la madre, si è trovata un nuovo compagno e quindi hanno deciso di trasferirsi da lui. Cambia scuola, il primo impatto non è decisamente dei migliori perché è una scuola femminile molto rigida. Viene infatti subito criticata per il suo aspetto un po' appariscente. Inoltre, Yuzu non ha mai avuto un ragazzo e quindi quando le viene data la notizia di questo trasferimento è tutta presa bene perché dice: conoscerò finalmente dei ragazzi, farò nuove esperienze, e invece si ritrova in una scuola femminile. Da subito poi si trova in fortissimo contrasto con una ragazza che già anche solo visivamente è proprio l'opposto di lei, che ha un carattere molto forte e deciso e che cerca di rimettere Yuzu in riga. Tornando a casa, però, Yuzu scopre che questa ragazza, Mei, incontrata a scuola, altri non è che la sua futura sorellastra. Quindi si ritroveranno a vivere sotto lo stesso tetto. Le premesse mi incuriosivano molto perché comunque, un po' come negli yaoi, abbiamo due personaggi fortemente in contrasto che la storia ci suggerisce andranno poi a intrecciarsi in qualche modo. In realtà già dalle primissime pagine succede qualcosa e non me lo aspettavo. Forse perché è anche il mio primo approccio a questo genere. Direi di partire con il disegno perché è l'aspetto che forse mi è piaciuto di più di questo manga. Trovo che i disegni siano molto belli, in particolare i volti sono ben curati, molto espressivi, riescono anche a trasmettere il carattere di ogni personaggio ed è una cosa secondo me positiva, anche se a parte i personaggi principali, quelli secondari sembrano lo stampino dei personaggi primari, nel senso che hanno molti tratti in comune e è leggermente difficile distinguere i personaggi, sembrano un po' andando avanti tutti uguali. Per quanto riguarda la storia, invece, sono perplessa. Perché forse mi aspettavo qualcosa di totalmente diverso o qualcosa di più, invece mi sono ritrovata una storia che mi ha un po' innervosita perché le protagoniste, i personaggi in generale di questo manga sono praticamente tutte delle ragazze e hanno degli atteggiamenti spesso stereotipati che mi infastidiscono molto. Motivo forse per cui preferisco di gran lunga i boys love, dove i personaggi femminili sono quasi totalmente assenti. A parte questo, è una storia comunque che non ha grandissimi difetti, nel senso che si presenta come una prima storia d'amore fra due ragazze. Sono molto contenta che sia stato portato in Italia perché, come vi dicevo, non avevo mai letto uno Yuri
e ne sento parlare veramente pochissimo, forse anche perché non ci sono tante pubblicazioni, quindi sono contenta che sia stato portato in Italia, anche se forse non è totalmente il mio genere. Sicuramente leggerò qualche cos'altro per farmi meglio un'idea, ma questa storia devo dire che non mi ha convinta al 100%. Ho trovato l'avvicinamento fra i due personaggi principali troppo brusco e repentino e sono rimasta un po' interdetta, anche perché May, già dalle primissime pagine, ci viene svelato che ha un fidanzato. Detto questo, però, subito dopo bacia la sorellastra. Ripeto, succede nelle primissime pagine, quindi non è uno spoiler. E io sono rimasta basita perché non riesco a spiegarmelo. Nonostante questo, ho apprezzato molto il fatto che Yuzu, non avendo mai avuto una relazione, si domandasse molto che cosa potesse significare non soltanto il bacio, ma proprio il contatto che hanno queste due ragazze. Contatto che in certe scene è abbastanza esplicito, ma non così tanto. Ci sono delle scene magari in cui si intravedono i corpi nudi, ad esempio in vasca, ma sono sempre scene abbastanza contenute. La cosa che mi ha disturbata, tra virgolette, è il repentino avvicinamento di questi due personaggi, non la loro interazione anche fisica. E comunque ci sta, perché penso che soprattutto nel periodo dell'adolescenza il voler scoprire, cioè, penso che sia importante il contatto fisico, anche se in questo manga ho avuto l'impressione che certe scene fossero messe soltanto per fanservice. Non so come spiegarlo, forse proprio perché è il mio primo Yuri e quindi è tutto nuovo per me. Tralasciando questo aspetto, non mi sono piaciute le protagoniste. Yuzu la trovo un po' una ragazza frignona, cioè ha dei momenti in cui ha degli scatti un po' d'ira e ha un senso quasi materno, protettivo nei confronti della nuova sorellastra che nasce tipo da un momento all'altro e che non capisco bene. Cioè, è vero che nei manga spesso non c'è molto tempo per approfondire certi aspetti, però l'ho trovata una cosa molto brusca, visto che inizialmente le stava pure antipatica questa ragazza, scopri da un momento all'altro che è tua sorellastra e quindi diventi sua sorella maggiore, sei protettiva, vuoi difenderla, hai tutto questo affetto nei suoi confronti da un giorno all'altro. Sarà una cosa mia personale, non lo so. May, d'altra parte, è una persona molto fredda e sembra anche manipolatrice, quindi è un aspetto che da una parte mi intriga perché la vedo come una corazza a difendere delle proprie insicurezze, dall'altra però è inevitabile che crei un po' di antipatia. Quindi ora come ora non ho intenzione di continuare Citrus, forse però mi recupererò l'anime perché sarebbe carino sapere che risvolto prenderà questa storia, se poi le due ragazze continueranno la loro relazione o meno, che cosa succederà. Mi interessa fino a un certo punto, devo dire, però se dovesse capitare magari potrei recuperarmi l'anime. Fatemi, mi raccomando, sapere qua sotto nei commenti se avete letto uno di questi tre manga e quali sono state le vostre impressioni al riguardo, e soprattutto se leggete Yuri e che cosa mi consigliate di leggere dopo. Sicuramente leggerò Into You, Blooming Into You, Blooming Into You, adesso non mi ricordo il titolo esatto. Comunque è un manga che è stato annunciato per la J-Pop e che dovrebbe uscire quindi quest'altro anno. Sicuramente me lo andrò a recuperare. E niente, quindi fatemi sapere se avete altri consigli nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!